Caccia agli assassini del trentenne tunisino accoltellato in via Moro, abusa di Vigonza, la morte dopo un litigio, indagano i carabinieri. Sotto shock i residenti del quartiere, qui vivevamo bene, dicono, adesso abbiamo paura di uscire di sera, tanti gli stranieri che girano. Dramma in mattinata a Stanghella, un uomo di 33 anni è gravissimo dopo lo scontro tra due auto e un camion lungo la statale 16. Disabile costretto a muoversi in sedia a rotelle, è stato arrestato dalla polizia un uomo di 62 anni che continuava a spacciare droga. Potrebbe finire in tribunale la lite tra due automobiliste, finita con una donna africana caricata sul cofano alla stanga, quest'ultima pronta a presentare querela. La lotta dei multati e dei velox lungo la strada del Santo, domani sera corteo lumaca lungo la ex statale, non si ferma la lotta delle associazioni dei consumatori. Sarà smontato il ponte della Specola che dal 1997 ha bisogno di un restauro. I lavori partiranno a ottobre e dureranno un anno e mezzo. Buongiorno, benvenuti al TG di Telenordest. Apriamo questa edizione con l'omicidio di Vigonza. Ci sono delle novità, ci racconta tutto Chiara Gaiani. Buongiorno da Vigonza, è morto qui sotto i portici che vedete alle mie spalle, Ben Amer Marouen, 30 anni, tunisino. Erano le 20:30 di sabato quando una lite è scoppiata proprio sotto i portici. Da una parte il tunisino è morto poi per una ferita gravissima all'arteria femorale e si è trovato a litigare con un gruppo di connazionali. Ancora si deve capire che cosa sia accaduto. Il litigio è finito proprio, guardate dove, a circa una decina, quindicina di metri. Sono ancora visibili le chiazze per terra di quanto è accaduto. Alla fine la coltellata fatale per il tunisino, nonostante il trasporto in ospedale, non c'è stato nulla da fare. Immediate sono scattate le indagini dei carabinieri che per tutta la notte hanno verificato, ascoltato i testimoni prima di dare la allarme. Sono stati proprio i condomini del palazzo che avete visto, loro avevano appunto già avvisato le forze dell'ordine che stava succedendo qualcosa di grave. Le indagini continuano, non è ancora stata trovata l'arma del delitto, un coltello, nonostante le ricerche che sono state estese in quest'area verde e in tutta la zona. Si stanno passando al setaccio anche le telecamere di videosorveglianza che sono numerose in questa zona del comune di Vigonza. Quartiere molto tranquillo quello di Busa, infatti i residenti sono tutti sotto shock. Allora sentiamo le testimonianze che abbiamo raccolto con il collega Federico Cibotto, poi la linea può tornare allo studio. Com'è questa zona? Una zona tranquilla, non mai stati problemi qua e là, di giorno, poi di sera non si sa, perché di sera stiamo un po' a casa anche. Ma di solito non è mai successo niente qua. La preoccupa questo omicidio alle 8:30 di sera? Beh, insomma, un po' sì, anche perché siamo in una zona piena di questi personaggi. A Padova ce ne sono un'infinità, vengono fuori, vengono per i paesi, non so se spacciano o no, perciò è un fatto molto preoccupante. No, io abito là, ma non ho sentito niente, mi sono accorta ieri mattina perché sono andata alla messa e ho visto che c'erano i carabinieri con le transenne, ma no, non so niente, non ho visto niente, signora. Ma è impaurita, tutte le macchie di sangue ancora che ci sono. Cosa vuole? Qua bisogna, oramai più che conviviamo con questa delinquenza che c'è. Cosa vuole fare? È molto cambiato il quartiere? Tanto, pensare una volta che era bellissimo, tranquillo, adesso si ha paura uscire la sera. Va bene, chissà che facciano qualcosa, tanto che mettano più luci, perché qua la sera è buio, c'è quelle luci lì, ma mi sembrano luci che facciano più luci in modo che ci si veda bene. Per noi la sicurezza del quartiere di Busa è fondamentale e continueremo in questa opera antidegrado e a favore della legalità, perché non ci fermeremo certo per questo episodio grave. Un episodio che peraltro ci viene indicato come un episodio di passaggio, ahimè Busa
ha la fortuna, ma in questi casi la sfortuna, di essere un punto strategico tra la provincia di Venezia e la provincia di Padova. Abbiamo messo a disposizione degli inquirenti anche i filmati delle nostre telecamere di videosorveglianza, un sistema che è stato recentemente implementato, e in quella zona ci sono diverse telecamere sia di contesto urbano sia vicino a un'isola ecologica per il monitoraggio ambientale. Restiamo nella pagina della cronaca. Grave incidente stradale a Stanghella questa mattina attorno alle 9. Lungo la statale 16 si sono scontrati due camion e due auto. Il ferito più grave, un 33enne di Solesino, è stato trasportato in elicottero a Padova. Le sue condizioni sono davvero gravissime. Nell'incidente sono rimaste ferite in modo più lieve altre due persone portate in ambulanza in ospedale a Rovigo. Sul posto, oltre ai medici del SUEM di Padova, sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri di Este per i rilievi e per deviare il traffico. Uno dei due mezzi pesanti coinvolti e un'auto sono finiti fuori strada nel campo sottostante. Continuiamo nella pagina della cronaca. Spaccia in sedia a rotelle, arrestato dalla polizia. Nonostante fosse costretto in casa su una sedia a rotelle, spacciava droga ricevendo a domicilio i clienti. Un uomo di 62 anni, residente in un appartamento ATER di via Poleni al Portello, è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile durante i controlli antidroga del fine settimana. L'uomo, immobilizzato a casa a causa di una grave disabilità certificata da una commissione medica dell'INPS nel 2020, è stato scoperto mentre riceveva nella sua abitazione una cliente a cui ha venduto una dose di cocaina. Proprio il continuo via vai nella casa aveva insospettito i poliziotti, che all'interno dell'appartamento hanno anche trovato un'altra dose di droga, bilancini di precisione e tutto il materiale per confezionarlo. Il 62enne al momento dell'arresto ha mostrato la sedia a rotelle accantonata in un angolo dell'appartamento. Per questo, viste le sue condizioni, è stato scarcerato, ma il suo caso è stato segnalato all'INPS per una revisione. Durante i controlli antidroga nel fine settimana sono stati anche arrestati quattro tunisini, un nigeriano e un uomo del Togo. Picchia la moglie, cerca di soffocarla, arrestato marito stalker. Dopo anni di maltrattamenti, minacce, insulti, temendo per la sua incolumità, ha deciso finalmente di denunciare il marito che la vessava. Ancora un caso di violenza sulle donne nel Padovano. Una donna, residente ad Albignasego, stanca delle continue angherie, si è rivolta ai carabinieri. Il marito, cittadino albanese, con diversi precedenti, era sempre più violento. Era arrivato a picchiarla anche alla presenza della figlioletta, perché non aveva accettato la sua decisione di separarsi. Una volta aveva picchiato la moglie con una scopa. Un'altra aveva tentato di soffocarla con un sacchetto di plastica sul capo. La tempestava di messaggi e telefonate minatorie. Vista l'aggressività, i carabinieri hanno attivato il protocollo previsto in questi casi di codice rosso e l'uomo è stato arrestato e portato in carcere. Vi ricorderete le immagini che vi abbiamo fatto vedere nei giorni scorsi di una donna caricata letteralmente sul cofano di una macchina alla stanga? Ebbene, ci sono delle novità, sentiamo. Dalle vie social alle vie legali, il video virale della donna nigeriana attaccata al cofano di un'auto che percorre via Venezia potrebbe approdare in tribunale. La signora africana, infatti, attraverso il suo consulente infortunistico, presenterà una querela per lesioni lievi contro la donna che, dopo la constatazione amichevole, ha ingranato la marcia e l'ha caricata sul cofano. Abrasioni ed escoriazioni per essere rimasta attaccata per una prognosi di 5 giorni. Guarda la mia macchina, sbagliate tutti la mia macchina. No, anche io vai al lavoro. Una scena ripresa da più angolature, dall'alto quella fatta da un residente della stanga a quella della donna nigeriana che riesce a immortalare tutto rimanendo appesa alla macchina. Lei è matta. Quando vai con lei sopra la macchina di sì? E tu vai? Ma tu vai? Che buono, cazzo, mi sei attaccata sulla macchina? Lei, fatti la mia macchina, ma no, non è così. Fermare l'assicurazione. Fermare l'assicurazione, lei ha detto no. La signora nigeriana sarebbe stata urtata lateralmente mentre percorreva via Tommaseo in auto. Le due donne si erano poi fermate in via Turazza per la constatazione amichevole, che però la signora alla guida dell'altro mezzo non ha voluto finire di completare. A suo dire si sarebbe sentita minacciata dalla donna nigeriana e sarebbe salita in macchina. Le urla di altri automobilisti del benzinaio l'hanno convinta a fermarsi solo dopo parecchi metri. E tu vai? Ma tu vai?
Singolare episodio durante i controlli della Polizia Stradale di Padova impegnati nella prevenzione contro le stragi del sabato sera. In via San Marco, dopo aver ritirato la patente un trentenne con un tasso alcolemico di 0,62, gli agenti hanno ritirato la patente anche al padre che era arrivato per recuperarlo, in quanto aveva un tasso alcolemico di ben superiore a 1,10, quasi il doppio. In totale, su 23 conducenti controllati, per 7 è scattato il ritiro del documento. E ora torniamo a parlare dei Velox di Cadoneghe, ci sono novità anche da parte delle associazioni che si occupano di tutelare i cittadini. Sì, noi in base alle richieste che abbiamo avuto, le segnalazioni che ci hanno fatto anche via mail, ci siamo fatti dare le copie dei verbali eccetera, comunque dai primi accertamenti che abbiamo fatto noi abbiamo ritenuto comunicare al pubblico ministero che il comune non ci ha dato la documentazione come invece aveva promesso il sindaco. Il sindaco aveva detto addirittura che ci dava la documentazione prima dei classici canonici 30 giorni. Invece vedendo la latitanza del comune non ci è stato fornito alcun documento. Qualche documento siamo riusciti ad averlo, qualche delibera per altre vie, ma comunque abbiamo ritenuto che la mancanza, se non c'è il documento che è essenziale, quello di messa in funzione dell'apparecchiatura, per noi le multe potrebbero essere nulle. Abbiamo chiesto al pubblico ministero che venga fatta una verifica specifica sotto questo aspetto e adesso vedremo. Il pubblico ministero ha risposto con una nota scritta dicendo che ci sono delle indagini in corso e che quindi valuterà questa cosa. Quello che noi sappiamo, il sindaco ha dichiarato che spegneva il Velox, questo l'ha dichiarato ancora una decina di giorni fa quando ci siamo incontrati. Poi, se effettivamente l'hanno fatto, noi non abbiamo traccia di un'ordinanza di questo tipo. Ricordiamoci che il comune, quando interviene su ogni procedura che riguarda una posizione amministrativa, lo deve fare con un'ordinanza. Di ordinanze noi non abbiamo visto traccia. Se ci sono, il sindaco, mal per lui, non ce le ha fornite, quindi per noi l'impianto non è legittimo. I Velox di Cadoneghe diventano anche motivo di frizione, chiamiamola così, politica. Dopo questo evento che ha praticamente devastato migliaia di cittadini, sia a livello economico, ma soprattutto anche a livello psicologico e fisico, non posso condividere l'appartenenza allo stesso partito del sindaco di Cadoneghe. Quindi, visto anche l'assordante silenzio delle autorità, mi vedo costretta ad abbandonare, dopo 10 anni di militanza, la Lega. E lo faccio facendo un gesto simbolico, ma altrettanto significativo, che è il taglio della mia tessera di militante. Dopo 10 anni di iscrizione alla Lega, la dottoressa Antonella Bordin, medico di base di Tre Baseleghe, lascia il partito contestando l'assenza di risposte del sindaco di Cadoneghe e dei vertici del Carroccio sulla vicenda del famigerato Velox lungo la vecchia strada del Santo, che sta togliendo il sonno a migliaia di persone che hanno ricevuto tantissime multe. Dall'evento del Velox di Cadoneghe, la cui maggior parte della responsabilità è del primo cittadino, ho cercato di interloquire con lo stesso e cercare delle risposte dai rappresentanti del territorio della Lega fino ad arrivare al ministro, nonché segretario del partito, Matteo Salvini. Ad ora non ho avuto alcuna risposta. La dottoressa Bordin è solo l'ultima dei tanti addii all'interno della Lega nel Padovano, tra gli espulsi come Fabrizio Borone e chi invece ha lasciato come Alain Luciani. Cambiamo decisamente argomento, parliamo dell'emergenza migranti. Oggi se ne parlerà anche in Consiglio dei Ministri. Vediamo le novità per il Veneto. Io non posso escludere nulla perché ovviamente sono valutazioni che aspettano al Ministero dell'Interno. Cone e Bagnoni credo abbiano già dato in passato e che quindi siano due aree che, per quanto magari possano anche ottemperare a queste caratteristiche, sono sicuramente aree che hanno già pagato un prezzo alto nella gestione dei migranti precedente. Cone e Bagnoni hanno già dato, dice il senatore e coordinatore veneto di Fratelli d'Italia. Come dire, nella nostra regione si deve cercare altrove per i CPR, ma che le due aree del veneziano e del padovano, nel recente passato maxi hub delle polemiche, possano essere nella lista delle ipotesi è altamente probabile.
L'obiettivo di Palazzo Chigi, d'altronde, è quello di avere a disposizione un centro per i rimpatri in ogni regione. Il Consiglio dei Ministri è chiamato a stendere il piano per l'individuazione delle strutture. Dove verranno fatti poi spetterà naturalmente ad una valutazione che terrà conto sia della facilità che sia una zona assolutamente poco abitata, che sia una zona facilmente controllabile e che sia anche in un'area vicina alla possibilità quindi di reimpatrio. Misura emergenziale, sottolinea De Carlo, non la soluzione che deve venire dall'Europa. La visita di Ursula von der Leyen a Lampedusa al fianco di Giorgia Meloni è un primo passo. A me fa piacere che la von der Leyen si esprima in questi termini, adesso però voglio vedere la concretezza dei fatti, perché ad oggi l'Italia è rimasta da sola e anche quando l'Italia ha fatto da coordinatrice rispetto a tanti accordi dall'altra parte del Mediterraneo, poi sono state altre forze, altre nazioni europee a tirare il freno a mano. Mentre la Premier ribadisce, l'obiettivo sono i rimpatri, non la redistribuzione. Le questioni dei migranti vanno trattate nei paesi di origine, un po' come stiamo facendo e abbiamo fatto col decreto flussi. Da lì partono i migranti che servono a questa nazione e che hanno poi possibilità di trovare un lavoro. Chi entra illegalmente in questa nazione sarà trattenuto per un massimo di 18 mesi ed espulso immediatamente se non ha i requisiti per rimanervi. Il problema resta sempre uno: trovare i luoghi e le strutture per i CPR, con l'inevitabile rischio di scontrarsi con il territorio scelto. E a chi tuona i centri per il rimpatrio sono come delle carceri, sono incostituzionali, risponde così. Io credo che incostituzionale sia strizzare l'occhiolino ai trafficanti di morte e non scindere tra quelli che rispettano le regole come gli immigrati regolari e quelli che lo fanno, che entrano in questo territorio in maniera irregolare. Quello è anticostituzionale. Voltiamo pagina, torniamo a parlare del ponte della Specola che verrà smontato fra pochi giorni. Ad inizio ottobre verrà smontato il ponte Paleocapa, il ponte che attraversa uno degli angoli più suggestivi di Padova, verrà sottoposto ad un'imponente opera di restauro che durerà un anno e mezzo. Un intervento che deve sottostare a precise indicazioni della soprintendenza, perché si devono seguire le medesime procedure usate nel 1880, anno di realizzazione dell'opera. Dobbiamo riutilizzare anche le stesse modalità costruttive, stesse modalità di fissaggio delle varie parti del ponte. Oggi si fissa in modo più veloce, anche performante, ma dobbiamo proprio conservare non solo l'immagine ma anche la storia di un'infrastruttura con le sue modalità di costruttive. Quindi questo fa sì che l'intervento è un intervento importante, il ponte dovrà essere smontato da qui e portato in laboratorio per essere restaurato. Questo allunga molto i tempi. Un intervento che costerà al comune 1.800.000 euro per i lavori e il restauro integrale. Lo smontaggio del ponte dividerà una parte del quartiere e quindi, dopo un incontro con residenti ed esercenti, il vice sindaco Micalizzi ha interpellato il genio militare che nei prossimi giorni dirà se è possibile installare un ponte militare tipo Bailey per il passaggio pedonale delle bici. Stiamo lavorando col genio militare per appostare una passerella di quelle che ha il genio militare, una passerella provvisoria nel tempo dei lavori, in modo tale da poter anche mantenere una comodità per pedoni e ciclisti. I lavori modificheranno ovviamente anche la viabilità delle auto che per raggiungere la Specola dovranno passare da Ponte della Saracinesca e poi svoltare in via Alberto Magno. Dopo 4 anni torna la festa dell'uva Avò, il paese di Colliuganei. Prima della pandemia era conosciuto per questa bella tradizione che portava in piazza carri allegorici realizzati appunto con gli acini d'uva. Dal 2020 però Avò è noto per essere stata una delle prime zone rosse per quanto riguarda il Covid e che ha fatto registrare la prima vittima di coronavirus in Europa. Ieri, dopo 3 edizioni praticamente saltate o quasi, sono tornati i carri, la festa e le tradizioni di queste settimane di vendemmia. Novità per la scuola di Arcego, vediamo il servizio. C'erano tanti cittadini alla presentazione del progetto di demolizione e ricostruzione della nuova scuola primaria Giovanni Pascoli di Arcego, che sarà realizzata dal comune di San Giorgio delle Pertiche. I lavori partiranno a inizio 2024. Dopo la demolizione la scuola sarà interamente ricostruita. Alla fine ci saranno 10 aule didattiche, 5 laboratori, uno dei quali potrà essere destinato a mensa, spazi polifunzionali e una palestra omologata con entrata indipendente per il pubblico. Un
un edificio a ridotto consumo energetico con il tetto che sarà coperto da vegetazione resistente. Un'opera da 8 milioni e mezzo di euro, di cui 4 finanziati da fondi PNRR. La scuola sarà consegnata nel giugno 2026. Questa edizione si chiude qui, grazie per essere stati con noi, vi auguriamo buon pomeriggio.